Dottor Martini, responsabile dello staff medico dell'Axe Group Latina Calcio a 5 per il quarto anno. Dottore, al di là dell'amicizia con il presidente La Starza, c'è una questione anche affettiva. Sì, beh, ormai dopo quattro anni, a parte la collaborazione lavorativa, chiaramente nasce anche un aspetto di amicizia e di aiutare questa società e per quello che posso fare chiaramente, e nasce anche poi l'aspetto sportivo e la voglia, insomma, di fare bene nell'arco del campionato. È facile lavorare con un gruppo del genere, con una società così attrezzata? Beh, quest'anno la società ha fatto veramente le cose in grande e ha dotato comunque di uno staff sanitario, a parte me, insomma, anche dei fisioterapisti sia professionalmente validi che anche in numero idoneo per seguire una società di alto livello. Ecco dottore, il primo piccolo problema è quello di Lucas Maina, però in sede di conferenza stampa ci ha detto che lunedì potrà tornare a fare la preparazione. Maina, come ogni anno, ormai ci ha abituato a avere qualche problema nella fase iniziale. Quest'anno ha avuto anche un problema di appendicite per il quale è stato operato circa un mese fa, e per cui è un mesetto che sta fermo dall'attività fisico-sportiva. Lunedì ricomincerà con il preparatore, nel giro di una decina di giorni probabilmente sarà pronto per la prima di campionato. Grazie. Lo staff medico dell'Axe Group Latina Calcio a 5, oltre al dottor Martini, c'è Salvatore Alesini, che credo che abbia fatto la storia un po' dello sport e di quello che è la medicina del recupero degli atleti qui a Latina per tanti anni, con il basket, con la Billatina prima e poi con la Benacquista, e Nicola Stretagna, oltre a tuo figlio Valerio, che sta lavorando in questo momento, che però salutiamo. Salvatore, questa scelta è una scelta bella, appassionante, stimolante rispetto alle altre, a tutto quel bagaglio di esperienza che ti porti dietro? Beh, sicuramente stimolante, però appunto non è, senza tralasciare tutto quello che è stato fatto negli anni passati, assolutamente, è stata una scelta, ero libero e sono stato chiamato e con molto 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 piacere ho accettato di partecipare a questa nuova avventura. Tanti anni di esperienza, cosa può regalare una persona come te, l'esperienza di una persona come te a una società come questa? Ma spero di servire il meno possibile, però all'occorrenza cercherò di dare il meglio di me stesso. Nicolas, la prima grande esperienza invece per te, avere a fianco una persona come Salvatore Alesini è stimolante? Beh, sicuramente è un grande stimolo perché diciamo è stato il centro della riabilitazione qui all'interno del palazzetto. La mia è una carriera che sta decollando adesso, quindi avere l'opportunità di affiancare un professionista di così alto livello sicuramente mi onora. Parliamo un po' di tuo figlio Valerio, cosa ha preso dal papà? Ma l'oggi sono il padre, per cui non posso dare un... Sei sempre stato molto critico anche nei confronti di quello che è la situazione. Tante volte con noi giornalisti, quando scriviamo delle cose invece che altre, hai detto guarda che la situazione è tutt'altra. Ecco perché faccio questa domanda. Ma in fin dei conti anche lui è giovane, per cui deve fare anche le sue esperienze e può anche sbagliare, però bisogna correggerlo. Innanzitutto correggerlo in atteggiamenti e in professionalità, anche se ha una buona professionalità, però è logico che l'esperienza conta molto. Grazie.